Benvenuti a Donne di Fede, questa nuova puntata che vede tutte noi pronte lì a pendere dalle labbra del nostro maestro per comprendere ancora una volta cosa dobbiamo fare per piacergli di più. Oggi parleremo della fede, una fede temeraria. Qualcuno si chiederà perché, in che senso fede temeraria? Perché tante volte le circostanze testimoniano il contrario di quello che noi crediamo. Quindi bisogna essere veramente temerari, decisi, bisogna credere con tutto il cuore. E per avere una fede sincera, per avere una fede profonda, genuina, bisogna conoscere il Salvatore, il Signore. È importante però che noi siamo animati e che dentro di noi ci sia la vera fede, quella che ci porta avanti, quella che ci fa raggiungere l'obiettivo, che ci fa raggiungere il traguardo. Ci sono molte persone che credono nel Signore e pensano di essere salvati per fede, però in realtà quella non è vera fede. C'è la vera fede e c'è la fede fasulla. E qualcuno magari potrà dire, ma in che senso è fede fasulla? C'erano molti che cercavano Gesù anche nel suo tempo, quando il Signore Gesù iniziò il suo ministero, che credettero in Gesù e poi dopo un po' c'è scritto che questi contestarono quando Gesù disse chi mi ama, mi segue e diventa mio discepolo. Quindi non basta credere in Gesù, occorre diventare necessariamente discepolo? Ebbene sì, perché noi non possiamo cercare il Signore Gesù come Salvatore, colui che ci libera dalle fiamme dell'inferno, ma noi lo vogliamo accettare come Signore, colui che signoreggia sulla nostra vita, che guida i nostri passi e noi ce le facciamo guidare per fede. La fede è certezza, non è un qualcosa che forse accadrà o forse non accadrà, è certezza, non è uno speriamo, ma è certezza. E di questo argomento così bello, così importante, ne vogliamo parlare oggi con Simona Chiarioni. È un'amica che è stata già con noi più volte, abbiamo affrontato degli argomenti, ma vorrei invitarvi ad essere un po' più attivi anche nello scrivere delle domande oppure nell'inviarci al numero che vedete sopra impressione, perché è bello interagire con voi e raccogliere i vostri pareri e anche le vostre domande. È importante conoscere di più il Signore, è importante anche sapere che dobbiamo avere le carte in regola per ottenere il premio, e le carte in regola le dobbiamo avere tutti. Vi è mai capitato di organizzare un viaggio? E avete speso del tempo per organizzare questo viaggio, avete anche preparato tutti gli indumenti da portare con voi, avete anche organizzato le tappe, dove andare e cosa vedere, e poi all'ultimo momento vi siete resi conto che il vostro documento era scaduto e quindi nessuno poteva partire. Che grande delusione! Purtroppo ci sono molti che pensano di fare la cosa giusta, di andare verso la traiettoria giusta, ma poi non si rendono conto, non sono consapevoli che non hanno le carte in regola, che non hanno i documenti a posto. E noi vogliamo oggi insieme vedere quanto è importante avere la fiducia in Cristo affinché per fede noi possiamo ottenere la salvezza, ma la fede sincera, concreta, che ci fa avanzare, che ci fa mettere un passo uno dopo l'altro senza esitare. Quindi vi presento subito Simona Chiarioni. Vediamo un po'. Ciao Marianna. Non la vedo? Eccola qui. Ciao Simona, ciao, benvenuta. È sempre bello, grazie. È un piacere averti qui ospite. Ormai già ti conoscono i nostri telespettatori in generale, ma ti vorrei chiedere per i nuovi di ripresentarti e poi ti formulo subito la prima domanda: che cos'è la fede? In modo che poi dopo entriamo nel vivo dell'argomento. Prego. Sì, voglio sempre ringraziarvi per l'ospitalità, per l'invito. Per me è un piacere essere qui e saluto tutti quanti coloro che ci stanno seguendo da casa. E allora, io sono Simona Chiarioni, sono romana e vivo attualmente a Firenze da diversi anni, perché sono missionaria da più di 19 anni adesso, e dove il Signore ha davvero amato la mia vita. Quindi da commercialista, da calciatrice,
da una mentalità completamente diversa. Il Signore davvero ha fatto qualcosa di straordinario, di meraviglioso. E quindi oggi servo Dio qui, ho una chiesa meravigliosa, la chiesa di Firenze, quindi famiglie, persone davvero che amano Dio, e per me è davvero un onore, ecco, servirlo proprio a tempo pieno. Bene, grazie a Dio per i servitori che servono a tempo pieno. Ora, volendo entrare nel nostro argomento, Simona, dinanzi a noi c'è la realtà che vediamo, tutti vedono la realtà, le circostanze, mentre la verità testimonia tutt'altro. Come comportarsi quando fede, quando realtà e verità sono in netta contraddizione tra di loro? Prego. Sì, allora l'argomento di oggi, diciamo, la fede, proprio perché è un qualcosa che ho sperimentato anch'io personalmente. Se mi avessi fatto questa domanda tantissimi anni fa, forse avrei risposto altro, avrei risposto fede e fiducia in me stessa, fede e fiducia nei miei studi, fede e fiducia nelle cose che mi fanno stare bene. Invece oggi la mia risposta è completamente diversa. Ho capito che avere fede, avere fiducia nel Signore, in Dio, in un qualcosa che comunque è invisibile, no? Perché io sinceramente ancora non ho mai visto personalmente di persona Dio o Gesù, però quello che Lui ha fatto nella mia vita attraverso la parola di Dio, attraverso il suo parlare, una volta abbiamo proprio dedicato anche una puntata insieme con te, mi ricordo proprio ascoltare Dio, quando ho scoperto davvero che il Signore parla e ha iniziato proprio a guidare la mia vita perché gli ho permesso di guidare la mia vita. Oggi posso risponderti un po' come dice anche la Bibbia, la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono, ma in realtà fede è fiducia, cioè fede significa avere fiducia nel Signore e poi iniziare ad aver fede, perché prima di incontrare Cristo avevo, ecco, fiducia in me stessa e non tanto delle persone, sinceramente. Sì, forse di quelle persone, alcune amiche, amicizie particolari, ma non ero molto fiduciosa, ecco, negli altri. Invece oggi posso dirti che avendo imparato ad aver fiducia nel Signore, quindi dando, diciamo, il controllo della mia vita al Signore, ho apprezzato e ho scoperto proprio che è bello anche aver fiducia delle persone, cioè fiducia della vita, avere proprio una gioia che a volte non riesci a comprendere come, ma è una gioia che ti esce proprio dal profondo del cuore, che è proprio indipendentemente dalle circostanze. Quindi questa è la fede che ci spiega la Bibbia, ma è la fede anche che sperimentiamo, ecco, giorno dopo giorno. Quindi fede e fiducia, fiducia nel Signore che Lui si prende cura di noi, si prende cura di ognuno di noi, se noi gli diamo, ecco, le redini della nostra vita. Io ho deciso di dargliele, ma ogni giorno decido di dargliele perché è ogni giorno una lotta, è un combattimento. Quindi, essendo tu un ministro di Dio, sei chiamata anche a discepolare, ad insegnare, no? Come si fa, quindi a dare delle indicazioni. Allora, mi chiedevo come fai, ad affrontare le sfide contemporanee, attraverso le tue prediche? Cosa comunichi maggiormente affinché il popolo sia un popolo che acquisti sempre più fiducia nel Signore? Sì, sicuramente il primo punto è il nostro esempio, il mio esempio, quindi l'esempio parla più di mille parole, quindi il mio esempio a casa, il mio esempio con i miei figli, ho due figli meravigliosi di 14 e 16 anni, il mio esempio quindi nella chiesa, il mio esempio anche della vita quotidiana, a volte io amo e farmi conoscere anche dai miei discepoli, dalle persone che seguo in maniera molto semplice. Ieri sera, ad esempio, avevamo degli amici a casa, durante la giornata mi sono venuta a trovare altri miei discepoli e persone davvero meravigliose che di fatto ho detto: ma come mai mi sono tutti venuti a trovare? Quindi per me quando vengono a trovarmi, io in generale devo tenere a posto la casa, no? Quindi, e questa è stata sempre un qualcosa che ho parlato sempre ai miei ragazzi, no? Da piccolini, perché si usa, no? Sta arrivando qualcuno, mettiamo a posto casa. E quindi molto spesso quando dicevo ai miei ragazzi, dai, mettiamo a posto casa, loro mi rispondevano, deve venire qualcuno. E io proprio ho iniziato a dire, no, non viene nessuno. Noi mettiamo a posto casa perché ci piace stare in un ambiente di ordine. E quindi questo per dirti, no? Cioè io credo che al primo posto è l'esempio, al primo posto è la semplicità, perché noi cristiani credo che siamo proprio contagiosi e durante il tempo del coronavirus io dicevo questo, siamo più contagiosi del coronavirus. Se c'è un cristiano davvero fervente, un cristiano che
in maniera semplice, ecco, ama il Signore e cerca di trasferire, ecco, questo amore, questa fede, questa fiducia nella vita agli altri. E poi piano piano portando anche autoconsapevolezza agli altri, portando gli altri a fare un cammino personale con Cristo, cioè incontrandolo personalmente. Perché finché io credo questo, che finché una persona non ha incontrato veramente il Signore nella propria vita, attraverso la voce, attraverso un sogno, attraverso un momento importante dove ha sentito un qualcosa che è cambiata nella propria vita, parliamo solamente di religione, e la religione purtroppo a me non mi ha mai salvato prima di incontrare Cristo e credo che non salverà ancora oggi. Religione inteso di un Dio morto, diciamo, ecco, un Dio che non parla e che io mi faccio la mia religione senza avere una relazione personale con Lui. È bello pensare che ognuno di noi deve stringere sempre più relazione con il Signore per comportarsi come Lui proprio per la frequentazione. Quando noi frequentiamo qualcuno, prendiamo anche l'abitudine di quella persona e cominciamo anche a parlare con quella persona. È capitato a tutti di stare lontani da casa per un po' di tempo e poi tornare con un accento diverso da quello che è normalmente, no? Parlato. È bello pensare che la nostra relazione con Dio, più stretta è, più siamo influenzati da questa relazione, quindi ce la portiamo nel quotidiano e non come un qualcosa che dobbiamo dimostrare di fare perché siamo bravi. Quindi diventa il nostro modo di fare, perché in realtà quel regno è entrato dentro di noi, la cultura del regno che ormai fa parte della nostra vita. Simona, la fede è necessaria anche per essere felici, perché in realtà immagino che tu sia d'accordo con me che le nostre scelte determinano la nostra felicità o infelicità. Ci vuole anche una buona dose di fede per fare le scelte giuste. Parlaci intorno alla scelta di essere felice. È la relazione, la connessione che ha con la fede. La scelta di essere felice in connessione con la fede. Prego. Sì, allora, per quanto riguarda la felicità, è un argomento che tutti siamo alla ricerca. Chiunque vuole essere felice, chiunque vuole stare bene. E io ho scoperto, ecco, che con la fede in Dio, con la fiducia nel Signore, cioè la felicità anche è una scelta, cioè nel senso che io decido di essere felice, indipendentemente dalle circostanze che ho accanto a me, perché so che Dio è accanto a me, che mi ama, che si prende cura di me. E che ci sono tantissime promesse. Difatti, io scrivevo questo: ho scritto così: fattore esterno e interno, diciamo, se vogliamo dargli questa caratteristica, no? Cioè, il fattore interno, nel senso, se io faccio guidare la mia vita dalla parola di Dio, dalle sue promesse, ad esempio, è un momento difficile, una situazione che io affronto, dentro di me, io sento davvero il Signore che mi dice: tutto copre al bene per coloro che mi amano. Quindi scopro che davanti anche ad una situazione difficile c'è un'opportunità. Io posso comunque imparare un'opportunità che il Signore è in grado di cambiare, non tanto quella circostanza, no? Perché poi la vita è la vita, c'è la morte, ci sono situazioni difficili, ci sono a volte delle malattie che non troviamo ancora una risposta per la guarigione, altre invece che guariscono. Sono tante cose che a volte non riusciamo da soli a poter dare una definizione. Però io ho visto questo, che proprio le promesse di Dio e la guida dello Spirito Santo, cioè perché Dio vuole parlarci, ci vuole parlare e ci guida, sono fondamentali. E poi ho scritto anche fattore interno, nel senso imparare a dare ascolto a quei pensieri che girano dentro di noi. Cioè io posso decidere di avere dei pensieri positivi oppure dei pensieri negativi, quindi costantemente essere dietro al lamento, alla negatività, invece di vedere delle opportunità, quello purtroppo è una scelta, anche se qualcuno potrebbe dire: ma guarda che le situazioni sono così talmente difficili. È vero, però noi possiamo decidere, perché Dio dice: io metto davanti a te la vita e la morte. Questa è una promessa che sempre ricordo in carcere, quando vado nelle carceri. Io metto davanti a te la vita e la morte, scegli la vita. Quindi io apprezzo Dio perché Lui ci fa scegliere la vita e quindi cerco proprio di trasferire questo alle persone. Proprio di prendere un'autoconsapevolezza della propria vita, cioè di riprendere in mano la propria vita e non fare in modo che siano circostanze o persone attorno a loro che possano comandare il loro stato d'animo, la loro felicità e la loro gioia. Questo l'ho imparato a mie spese, su di me,
e cerco davvero di trasferirla agli altri. Quindi un punto importante è anche l'autoconsapevolezza. Abbiamo parlato di scelte, però è anche vero che tante volte si sceglie di credere, però ecco che cresce l'erbaccia del dubbio. Quindi come possiamo fare ad affrontare il dubbio? Perché ci sono molti che sinceramente decidono di credere e di avere fede, ma il dubbio, quando arriva il dubbio è terribile. Prego, Simona. Sì, allora io avevo letto una citazione di un predicatore che inizia così la sua predica dicendo: "Non siate strabici", e poi ha condiviso il passaggio di Matteo 14, dal 22 al 32, che non lo leggeremo tutto quanto, dove proprio Gesù cammina sulle acque. Lui proprio diceva questo, no? Che nel momento in cui c'erano i discepoli nella barca, che conosciamo questo passaggio molto bello, e poi c'è Gesù che cammina sulle acque. E quindi sappiamo, no? Pietro prende questa opportunità a differenza degli altri, quindi Pietro sceglie, desidera, no? Cioè, ha questo amore per il maestro, cioè, si fida di lui, quindi inizia proprio così istintivamente, vede e non pensa nemmeno di stare a scavalcare, no? Cioè, cammina, quindi va verso di lui, quindi con una fede semplice, come un bambino, ma poi improvvisamente guarda giù. E vede che ci sono le onde, e quindi la Bibbia cosa che ci dice? Che stava quasi per affondare. E quindi questo predicatore diceva proprio: non siate strambici, nel senso, a volte cerchiamo di guardare il Signore e poi guardiamo le circostanze, guardiamo al Signore. Invece noi dobbiamo imparare anche in questo, camminare per fede, e dobbiamo davvero imparare, disciplinarci a continuare a guardare a Gesù. Quindi non dando a volte la responsabilità alle persone, assumendoci noi la responsabilità anche di qualcuno forse che ci sta ferendo, che sta decidendo, diciamo, forse perché spinto comunque da un'altra ferita, spinto da situazioni, però io posso sempre decidere di perdonare, di amare. Sarà facile? No. Sarà più semplice arrabbiarsi, sarà più semplice mollare tutto. Tante volte capita che vogliamo mollare tutto quanto, però non lo so, se noi continuiamo davvero ad avere proprio gli occhi sul Signore, cercando una relazione intima, un ascolto con Lui, meditando nella parola di Dio, il Signore prima o poi, cioè, ci ritira su come ha fatto con Pietro, ha allungato la sua mano, l'ha tirato fuori dalle acque, l'ha accompagnato poi in un luogo tranquillo. E quindi questa è la nostra vita. A volte noi vorremmo vivere una vita così, anche quasi piatta, un po' noiosa, no? Che non deve succederci niente, mentre invece la nostra vita sono alti e bassi, e in questi alti e bassi, in queste curve, noi... Io credo molto in questo e lo dico sempre, cioè credo molto nel processo. Io sono cambiata tantissimo, il mio carattere c'è ancora tanto, tantissimo da cambiare, e proprio grazie a delle situazioni difficili, grazie anche a persone che mi hanno fatto da specchio, mi hanno detto no, questo non va bene. Era doloroso, sì, era facile poter mandare a quel paese o arrabbiarsi, sì. Bisogna scegliere, se puoi essere felice, più che altro, che dici, guarda, se tu vuoi essere infelice, deluso, tranquillo, la vita ti aiuterà ad essere questo. Quindi io ho scelto questo, una volta avevo scritto in un mio biglietto da visita, che il mondo aspetta proprio coloro che hanno il coraggio di cambiare, hanno il coraggio di essere felici, tanto il mondo è triste, no? Quindi non ha bisogno della nostra tristezza, nel mondo c'è di tutto, quindi ha bisogno invece forse di qualcuno che vede la vita in maniera diversa. E non è un pensare positivo, è mettere i propri occhi su Cristo e scoprire che Lui, ecco, risponde e vuole guidarci nella nostra vita per adempiere il suo piano migliore. Essendo un punto di riferimento per la comunità, sicuramente ti capiterà di avere a che fare con dei credenti che per quello che stanno attraversando, per le vicissitudini della vita, cadono proprio nel dubbio più profondo, nello sconforto più profondo. Come affronti le domande e i dubbi dei credenti? In che In modo? che modo? Ok. Io stavo un attimo leggendo questo libro che posso consigliare, Nessun limite di John Maxwell. È molto bello. Lui è un pastore evangelico, ma è anche fa percorsi proprio di crescita interiore. E qui leggevo proprio sulla consapevolezza, sul fatto che molto spesso ci sono tante bugie a cui noi possiamo credere, tante persone crediamo purtroppo, no? E quindi queste bugie ci limitano il nostro prendere delle decisioni. Ad esempio, i 12 esploratori,
No, quando hanno ricevuto un comando da Dio, Mosè ha ricevuto un comando da Dio di andare ad esplorare la terra promessa, e poi quindi Mosè ha parlato a questi 12 capi tribù, quindi persone comunque intelligenti, dei leader, no? Che stavano proprio guidando delle tribù. E cosa è successo? Loro hanno visto questa terra, hanno fatto una relazione di quello che hanno visto, quindi tutti quanti hanno visto la stessa cosa, ma la differenza è stato chi ha scelto di confidare nel Signore, chi ha scelto che quelle circostanze, quelle avversità potessero essere più forti di una promessa di Dio, di una parola che Dio aveva dato. E quindi credo questo, che molto spesso, che ecco, ci sono proprio delle bugie a cui possiamo credere, delle circostanze che stiamo troppo ascoltando. Ecco, a volte io dico, cioè basta ascoltare tutte queste circostanze, basta ascoltare i decreti dei medici, basta, cioè dobbiamo proprio fare i conti con noi stessi. Se davvero Dio è Dio, Lui ci tirerà fuori da una situazione difficile, ma se anche non lo fa, come domenica avevo predicato proprio molto su Daniele 3, sui tre uomini amici di Daniele, che non si sono inginocchiati alla statua di Nabucodonosor che ha fatto ereggere. Proprio al suono della tromba loro non si sono inginocchiati. Mi ha molto colpito che loro proprio dicono così. E noi non dobbiamo risponderti, re, perché poi l'hanno portati davanti al re, gli hanno detto perché voi non vi siete inginocchiati? Gli hanno detto non è necessario che dobbiamo risponderti. Quindi a volte ci sono delle circostanze che non è necessario perché vedendo delle cose difficili. Ma io so che il Signore ci toglierà fuori, tirerà fuori da questa fornace ardente, ma anche se, ecco, dobbiamo arrivare anche fino in fondo, anche se Dio non lo facesse, io continuerò a rimanere fermo nella mia fede nel Signore. Il re l'ha buttati nella fornace ardente, assolutamente. Quindi a volte sono delle situazioni che proprio noi sentiamo il fuoco delle prove e mi dispiace questo, tante volte io piango con delle persone. E proprio per cercare di aiutarle, proprio perché io stessa faccio, cioè sperimento io stessa questo con Dio, ma fino ad arrivare a quella consolazione di Dio. Poi quei tre uomini sono usciti fuori e non c'era nemmeno traccia di fumo. Addirittura si è visto un quarto uomo nella fornace ardente che li ha slegati e li ha portati fuori e loro lodavano Dio. E tutto il popolo poi si è proprio inginocchiato e anche il re ha riconosciuto che il Dio di Giacobbe, il Dio di Israele, proprio il vero Dio da adorare. E quindi è stato facile per i tre uomini? No. Quindi è facile a volte in una circostanza difficile? No. E quindi però credo questo, che se io non ho attraversato quel deserto, attraversato quel fuoco, attraversato quell'acqua, come potrò parlargli di una consolazione di Dio, di un qualcosa che Dio può fare nella propria vita? Saranno solo parole e dopo un po' quelle parole non avranno effetto, quindi ecco, a volte questo passare in prima persona e ogni giorno Dio ci dà la possibilità a noi di affrontare queste difficoltà e raggiungere la consolazione di Dio. Sperimentare tantissime volte Dio mi ha consolata, Dio l'ho trovata accanto a me nei momenti difficili, mentre piangevo, non aver paura anche di tirar fuori il proprio dolore, ma poi alla fine siamo più che vincitori in virtù di Cristo che ha pagato un prezzo per noi, che ci ama e sta accanto a noi, anche nella valle dell'ombra della morte. Noi pensiamo sempre alla fede, ovviamente, come qualcosa che ci aiuta e ci sostiene in momenti di difficoltà. Anche il Signore Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Quindi quella fede, quella certezza che, come dicevi tu, Simona, ci tira fuori nei momenti di difficoltà, ma soprattutto ci forma, perché il processo è proprio serve per formarci e per renderci delle persone migliori. Ma sicuramente qualcuno che ci sta seguendo si starà chiedendo: allora io devo per forza passare le difficoltà affinché la mia fede sia una fede concreta, ferma? Come posso esercitare la mia fede? Allora, la fede, io credo questo, che la fede è un muscolo, ok? Se noi vogliamo avere dei muscoli, vogliamo avere un corpo perfetto specie, i mesi che sono a ridosso dell'estate, quando sappiamo che dobbiamo poi andare al mare, ci segniamo in palestra. Quindi la fede per poter crescere, la palestra sono le prove della vita. Non dobbiamo aver paura delle prove. A volte anche un credente vedo proprio che nemmeno vuole dire prove. A volte mi sono trovata tantissime volte davanti a dei credenti che hanno litigato per dire Dio ti metta alla prova, Dio non ti metta alla prova, cioè
fine, Dio mette alla prova, non mette alla prova, ci sono le prove della vita, ok? Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni. Quindi davanti a quella prova io esercito la mia fede, ho fiducia nel Signore e devo esercitarla, ecco. Quindi se noi vediamo la fede come un muscolo, dove la palestra è la nostra vita e le nostre armi, che sono la parola di Dio, l'intimità con il Signore, il chiedere preghiera, il frequentare una comunità dove io posso crescere, affidare il mio cuore oltre che al Signore anche a uomini e donne di fede, avere comunque un pastore, un mentore, una persona di riferimento dove io posso anche a volte gridare, posso arrabbiarmi, posso piangere, dove può pregare per me. Queste sono per me tutte armi, tutte strumenti, diciamo, per poter iscriversi in questa palestra e poter iniziare a vedere i risultati. E io quando ho giocato a calcio mi ricordo che non mi piaceva tantissimo allenarmi, cioè io preferivo giocare sempre la domenica, la partita, però se io non mi allenavo almeno 3 volte a settimana con la pioggia, col vento, mi andava, non sempre sarei rimasta a casa, ma io sapevo che se io non mi allenavo sicuramente non avrei potuto sostenere quelle partite. Difatti io oggi che non sono allenata, se io adesso provo a giocare a pallone, l'ultima volta sono andata quasi in ospedale, i miei ragazzi ancora ridono. Perché? Perché non sono allenata, mi dovrei allenare di più. Infatti anche in carcere proprio parlavamo che c'è una squadra di calcio, loro conoscono la mia storia, mi hanno detto dai pastore, così almeno quando vieni puoi giocare. Hanno detto guarda, mi devo allenare, quindi se io dovessi sapere che ho una partita da, facciamo così, fra 3 mesi va, perché ci vuole anche il tempo dell'allenamento. Io mi devo allenare ogni giorno devo prendere quel tempo per allenarmi. Quindi le prove ci sono, le prove servono proprio per forgiare la nostra vita e forgiare la nostra fede e fiducia. Attraverso le prove, posso aiutare a tanti altri a farcela nei momenti difficili. Quindi abbiamo tutti le stesse possibilità e questo ci incoraggia, perché a volte pensiamo che chi ha più responsabilità, chi ha dei ruoli un poco più importanti, abbia più fede oppure deve ricevere obbligatoriamente più fede, invece tutti abbiamo la stessa quantità di muscoli da poter esercitare. Quindi il Signore non ha reso uno inferiore all'altro, ma ci ha fatti tutti allo stesso modo, e anche spiritualmente parlando abbiamo tutti la stessa potenzialità, ovviamente trafficando talenti diversi, ma ognuno di noi lo può fare. C'è un verso straordinario che dice: il giusto vivrà per fede. Il giustificato, che è un termine legale di uno che è stato condannato, però in realtà ha ricevuto una giustifica, è stato giustificato, quindi non passa più per la condanna. Ci vuoi un po' introdurre e far comprendere bene come questi giusti, questi giustificati, grazie al sangue di Gesù, possono vivere per fede? Allora, condividiamo anche questo verso che prima mi hai chiesto sul dubbio, ok? Quindi Giacomo 1, 2, 7, non so se lo possiamo proiettare, che parla proprio delle prove e quindi come noi possiamo camminare. Dice: fratelli miei, considerate una grande gioia, pensa, quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio. Vedi le opzioni e le soluzioni. Se manchi di saggezza, chiedila a Dio, che dona a tutti generosamente, a tutti, quindi non fa differenza, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, significa con fiducia, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia ad un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tal uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Come dicevamo prima, è strabico, no? Quindi vede prima le circostanze e vede Dio. Quindi io non voglio essere di animo doppio. Io a volte, quando leggo queste promesse, com'è che lo Spirito Santo ministra nel mio cuore? Proprio inizio a vivere, dico: Signore, io non voglio essere di animo doppio. Forse sì, nella mia vita sono stata di animo doppio, ho avuto una doppia vita, delle cose che non, prima della mia conversione che non avevo raccontato a tutti quanti, quello che conducevo come vita personale, erano cose veramente non belle, non piacevoli. Quindi dico: Signore, io non voglio avere un animo doppio. Cioè,
Quindi non voglio essere nemmeno una nave, capito, spinta dal vento senza un timone. Un timone è proprio la parola di Dio, il timone è la guida del Signore e dello Spirito Santo, perché dice assomiglia proprio come un'onda del mare, no? Spinta di qua e di là. Quindi camminare, ecco, per fede, camminare proprio con fiducia nel Signore. E la Bibbia ci racconta che i figli di Dio sono coloro che sono guidati dallo Spirito Santo, e la parola in greco di figli di Dio sono figli maturi, e la maturità, ecco, non possiamo trovarla in un bambino. Quindi il Signore ci dice di avere una fede come un bambino, ok? Quindi l'approccio alla fiducia nel Signore deve essere così gioiosa, con fede, con fiducia, però poi noi camminiamo nella nostra vita attraverso le prove che fortificano la nostra fiducia nel Signore. Spero di averti risposto in qualcosa. Sì, sei sempre molto chiara nelle tue spiegazioni, ecco perché non aggiungo altro. Però ti volevo anche chiedere un'altra cosa. Tante volte si fa confusione tra fede e opere. Vogliamo anche accendere un riflettore su questo argomento, la fede che senza le opere è morta, quindi poi qualcuno si confonde perché poi legge senza la fede è impossibile piacere a Dio, non è per opere che si va nei cieli, sai, ci sono tanti versi che sembrano che si contraddicano, ma ci vuoi spiegare bene in che senso? Prego. Sì, parlo ad essere religiosi allora, perché io penso che un bambino non si fa queste domande, nel senso, allora, se io ho fiducia nel Signore significa che la mia vita automaticamente è una manifestazione di opere, ok? Non sto io a cercare le opere, ok? Quindi credo che le opere è, come dice la parola di Dio, dice la fede senza le opere è morta, vuol dire che non c'è fede. Quindi se tu vedi una persona che ti parla di fede, ma poi nella sua vita concreta non compie nessuna opera, quindi io non mi muovo per l'opera, io mi muovo per la fede. Quindi sarebbe la conseguenza, capito, del mio camminare per fede e fiducia nel Signore, allora la mia vita manifesterà delle opere. Difatti il Signore dice: pregami nel segreto, io ti ricompenserò poi pubblicamente, cioè in qualche maniera pubblicamente poi le persone visivamente, perché Dio ha detto che gli uomini guardano all'apparenza, quindi in qualche maniera l'apparenza, cioè, dovrebbe parlare della mia fede. Non può, non, cioè, io non credo in una fede, una persona dice io ho fede in Dio e poi la sua vita è uno sfracello, ma nel senso proprio non, cioè, vedi anche nelle sue relazioni come si comporta, come parla, come, cioè, come è aggressivo, cioè, capito? Allora lì significa che c'è un qualcosa che noi dobbiamo andare a lavorare, c'è comunque un dolore, una situazione di cui deve essere proprio liberata nella fiducia nel Signore. Cos'è che vado a dire a questa persona? Guarda, voglio aiutarti ad avere fiducia nel Signore. Non posso dire vieni con me a fare le opere di Dio. Sì, ci sono tante opere che le persone fanno e hanno scoperto anche che uno dei bisogni primari, pensa, un bisogno primario è anche il contribuire nella vita degli altri, quindi fare delle opere nella vita degli altri. Ma in realtà noi abbiamo scoperto, ecco, questo principio qua, che le mie opere seguono la mia fiducia. Un po' dice come i segni. Dice, i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. A volte le persone vanno a seguire i segni, quando invece i segni accompagnano il discepolo. Dice, fate i miei discepoli, poi imporrete le mani ai malati ed essi guariranno. Ok? Quindi io non posso andare a imporre le mani ai malati se non ho fiducia nel Signore. Divento come un po' il Simon Mago, no? Che voleva acquistare la fede, cioè voleva acquistare quel dono, che vedeva quella liberazione che avveniva, quelle guarigioni che avvenivano, e le voleva comprare con soldi. Cosa gli ha risposto poi Pietro arrabbiato? E quindi io credo che il principio sia questo, cioè prima noi camminiamo nella fiducia del Signore e automaticamente, cioè automaticamente io produrrò delle opere, cioè avrò misericordia per delle persone, andrò a aiutare qualcuno, e, cioè trasferirò la gioia anche in un momento difficile, anche in un momento difficile, però io metterò proprio in atto tutte quelle strategie che mi dà Dio nella mia intimità e nel segreto e poi nel pubblico. Quindi ecco che
Il compiere le opere non è altro che frutto dell'obbedienza di un uomo che dice di avere vera fede. Infatti c'è un verso che dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi una persona che ha vera fede produce una vita obbediente, uno che vive una vita nell'obbedienza. Quindi diamo anche dei consigli pratici, come possiamo testare la nostra fede anche vagliando la nostra obbedienza. Quali test possiamo fare per verificare se noi stiamo vivendo una vita di obbedienza? Sì, Oltre a allora io. fare quello che sentiamo di fare di nostro, no? Quindi a fare quello che Dio ci comanda di fare. Sì, e ritornando a quella spiegazione che hai dato bellissima sul fatto dice non ti conosco, no? E vedi, in realtà cos'è che dice, no? Cioè proprio Gesù stesso dice io non ti conosco, capito? Io non ho intimità con te. Capito? Cioè, quelle persone dice abbiamo imposto le mani ai malati, no? Sono guariti, abbiamo scacciato, no? Ma io non ti conosco. Ok? Quindi vedi, nel senso, cioè, a volte il rischio è io non devo seguire le opere, capito? Quindi lo stesso Gesù dice io non ti conosco, nel senso, io non ti conosco nella relazione intima con me. Quindi a volte si possono fare delle opere, sì, senza conoscere Dio, capito? Quello è il grande rischio. Quindi è camminare per le opere, ok? E allora, a livello di chiarezza, non so se vogliamo fare questo piccolo esempio, volevi fare queste piccole domande anche con le persone che sono da casa? Questo Vai, piccolo questionario? vai, fai il questionario così vediamo se ci rispondono anche. Noi chiediamo a chi sta seguendo di rispondere alle domande che Simona ora farà, in modo che vediamo un po' le risposte e le valutiamo insieme. Prego, Simona. Sì, questo questionario l'ho chiamato Entra nel 2024 con fede, vedi, con fede e fiducia nel Signore. Il primo step, la prima domanda che è importante proprio ha a che fare con la chiarezza, ok? Perché noi dobbiamo sempre partire dalla vita che noi stiamo conducendo. E quindi la prima domanda era tipo, cos'è che hai amato dello scorso anno? Quindi se casomai vuoi scrivertela adesso, ti prendi tipo carta e penna e facciamo questo piccolo questionario, poi casomai non so adesso Mariana se riesci anche a lasciarlo nei commenti, così almeno le persone possono anche ripercorrerlo insieme. Quindi però il primo step è importante, io faccio chiarezza, nel senso io non posso entrare con fiducia in questo anno se non so che cosa dello scorso anno devo portarmi dietro oppure lasciare. E quindi cos'è che io lascerò? Lascerò le cose invece che ho odiato, quindi questo ci può aiutare perché è importante anche testare le nostre emozioni, il nostro benessere, quindi sempre alla luce di Dio. Quindi la prima domanda è per fare chiarezza è cosa ho amato dello scorso anno e quindi puoi scrivere cos'è che hai amato. Non aver paura anche di dire questo, cioè ho amato fare questo, fare quell'altro, che può essere rivolto, io ho fatto questo questionario anche con dei ragazzi giovani. E le loro risposte sono state molto carine, molto libere. Cosa invece ha odiato dello scorso anno? E poi un altro punto per la chiarezza è quali sono le decisioni che per te sono state molto vincenti nello scorso anno? Perché? Perché se io ho amato un qualcosa, ad esempio, non lo so, ho amato e qualcuno mi ha detto suonare nel gruppo della lode, ok? Ma per poter suonare io ho dovuto prendere decisioni, mi sono iscritta ad un corso, mi sono impegnato, mi sono disponibile, ho messo da parte questo tempo, ho preso un tempo con Dio, quindi ci sono tante piccole grandi decisioni che io ho preso affinché quelle cose che oggi posso dire ho amato lo scorso anno mi hanno portato a questa vittoria. Ok? Secondo punto invece, consapevolezza. Quindi quali sono stati i passi che hai compiuto per prendere quella decisione? L'abbiamo un pochino detto prima, no? Quindi ritorniamo al discorso oggi suono al gruppo di lode, quindi uno strumento musicale, ok? Quindi quali sono state le decisioni che io ho preso? Mi sono iscritto al corso, ok? Ho preso una decisione che quel tempo io l'ho ri riservato per il Signore, l'ho riservato per essere disponibile a studiare, quindi ho pagato. Ho investito dei soldi, quindi a volte non ci rendiamo conto, però ecco, questo ci aiuta a prendere consapevolezza dei passi che io ho compiuto affinché oggi posso dire: ma che bello che io oggi suono, che bello io posso adorare con la mia chitarra, che bello io posso cantare. Ma per arrivare a quel punto di gioia io ho dovuto prendere delle decisioni, delle rinunce. Il terzo step si parla di entusiasmo.
Cioè, scrivi gli obiettivi invece qua che vuoi raggiungere. Quindi qui abbiamo fatto una valutazione dello scorso anno, quindi ci siamo concentrati su quegli obiettivi che ci hanno portato, no, a un qualcosa che, di bello, di potenziante per la nostra vita. Perché? Perché io credo davvero che Dio, ti ha dato dei doni, dei talenti per la tua vita e Lui vuole proprio che tu li sfrutti per il Signore, proprio per cui sai il talento, no, invece di nasconderlo. Di utilizzarlo per lui. E quindi l'entusiasmo, anche qui possiamo scrivere quali potrebbero essere i tuoi obiettivi da qui a 5 anni. E qui si apre un mondo. Quindi sii libero di sognare, di scrivere. Tante persone attraverso questa domanda si fermano e hanno difficoltà di poter volgere lo sguardo oltre questo anno, proprio perché dobbiamo allenarci anche, perché noi come figli di Dio siamo proprio dei sognatori. Ok? Dio ci ha messo dei sogni grandi che sono i suoi sogni. Quindi a volte dobbiamo imparare se sono i nostri sogni, sono i sogni di Dio, però i sogni di Dio sono così grandi, belli, che davvero ci daranno una grande gioia. Quindi scrivi qua gli obiettivi che tu vuoi raggiungere da qui a 5 anni. Non so, mi voglio sposare, voglio avere dei figli. Una volta proprio con una coppia, mi ricordo, avevano ancora un bambino e hanno scritto: noi vogliamo avere tanti figli, oggi ce ne hanno 4. Oppure c'era un'altra mamma, mi ricordo quando abbiamo fatto questo questionario, questa domanda, e lei ancora aveva come sogno: voglio diventare una maestra. Voglio avere dei figli, lei ha avuto figli, lei è diventata una maestra, quindi proprio a volte poi inizi a camminare per quel sogno che scopri che è poi la volontà di Dio, è qualcosa che mette Dio. Poi il quarto step invece è il focus, quindi focalizzarti. Di questi obiettivi che tu hai scritto adesso, quale sei disposto ad impegnarti con tutto te stesso? Perché a volte potrebbero rimanere dei sogni così, buttati lì. Ma poi dobbiamo iniziare a mettere i piedi, no, nei sogni. Quindi, in quali di questi tu vuoi impegnarti? Tipo, io un giorno vorrei, non lo so, cantare in chiesa. Parte, valuta, insomma, se sei portato, ad esempio, a me piacerebbe tantissimo cantare, ma io so che sono stonata. Quindi, anche se potrebbe essere un sogno per me, anche se qualcuno mi ha detto, pastore, guarda che puoi comunque imparare a cantare, io ho rinunciato, ho detto, ci sono tanti altri doni e capacità che ho. Però ecco, in questo dobbiamo sempre valutarlo, però in quale tu sei disposta ad impegnarti. Poi, step numero 5, impegnati. Ecco, sii concreto, quindi da qui noi possiamo dire iniziano le opere, cioè iniziamo a far sul serio. Quindi di quali di questi obiettivi tu vuoi realizzare nel giro di un anno? Quindi allora diventi un po' più concreto, quindi cerchi un attimino di vedere, ad esempio, non lo so, voglio aprire un ristorante, sento che ho comunque queste capacità imprenditoriali, vorrei aprire un ristorante, come faccio? Allora pensi i soldi, questo, quest'altro. Allora oggi inizio a preparare da mangiare per il mio gruppo di amici, inizio a cucinare per la chiesa. Ok, la domenica dopo il culto ci fermiamo e cucino per tutta la chiesa, capito? Quindi metti in azione per poter realizzare, okay, quel determinato obiettivo. Io sto facendo degli esempi, poi ognuno scrive quello che sente nel cuore, che il Signore gli dà. Step numero 6, inizia ora, quindi significa sii pratico, ok? Quindi tante volte possiamo rimanere dei sognatori, questi sogni non si realizzano e li mettiamo in un cassetto e li abbandoniamo. Invece no, io credo in questo 2024, che è un anno in cui il Signore vuole che tu riprenda in mano i sogni e che sono dei sogni davvero che vengono da Dio, che il Signore ti possa confermare questo. E che tu possa iniziare a mettere i piedi in questi sogni, cioè, senti libero di sognare. Quindi inizia ora, decidi adesso delle azioni che puoi fare immediatamente per raggiungere questo obiettivo. Prega, digiuna, chiedi aiuto a qualcuno che già ha già esperienza di questa cosa che vuoi fare, cioè informati, studia il territorio. Capito? Approfondisci con la parola di Dio, ci sono tante cose che puoi fare, quindi inizia ora. E poi l'ultimo step, il 7, strategia e metodo. Quindi qual è la strategia, il metodo che tu vuoi seguire? Ok, quindi qual è la strategia? Nel senso che poi prendi proprio un impegno, ok, non lo so, voglio ricontrollare che questa cosa io posso ricontrollarla ogni settimana. Ad esempio, ogni settimana. E posso nella mia agenda, io ad esempio ho una mia agenda nuova dove sto iniziando a scrivere un po' tutti i miei obiettivi di quest'anno, quindi che riguardano la mia casa, la mia famiglia, il ministero, il lavoro,
metto tutti quanti i vari obiettivi, sempre tutto in preghiera, e piano piano gli do anche dei termini, e poi inizio con metodologia, quindi inizio da quello che più brucia nel mio cuore, da quello che il Signore davvero mette davanti a me, inizio a vedere come poterlo portare davanti a Dio, perché poi è Dio anche che ti danno, come diceva Dio, l'agire. Però noi dobbiamo essere collaboratori di Dio. Quindi allora qui io finisco con questo questionario prendendo proprio un impegno, cioè io mi impegno fin da ora, vedi, a misurare i miei risultati, cioè a vedere anche come sta andando e non aver paura a volte dei fallimenti. A volte si possono provare delle cose, si può fallire e si può riprovare. Cioè con Dio davvero non dobbiamo mai perdere la fiducia e la fede. Ok? E poi lo firmi, metti la data e poi chiedi a qualcuno che ti aiuta a ricontrollare questi risultati. Questo è importante, è fondamentale. Bene, sicuramente ci sono quelli che hanno cercato di rispondere, di leggere le domande, che qualcuno l'ho scritta a volo, ma veramente era difficile starti dietro, Simona. Quindi se qualcuno è interessato a compilare questo questionario, lo possiamo chiamare questionario, lo può chiedere e noi ve lo Sì. possiamo inviare in modulo così che voi lo stampate. Questo serve a voi per fare un resoconto di quello che è stato e di quello che deve essere, per avere chiarezza. Noi dobbiamo avere chiarezza. Anche il Signore nella sua parola c'è scritto: quando uno vuole costruire, si siede e conta un po' le possibilità che ha, no? Fa un po' una valutazione di tutto quello che ha, che ha a sua disposizione. E noi vogliamo valutare quello che già è dentro di noi è stato messo dal Signore: i talenti, le capacità, le attitudini, e vogliamo trafficare quello per il regno di Dio. Quindi è importante fare questa valutazione che serve a noi, un test, diciamo un test di fine inizio anno per vedere cosa in che cosa. Se ci possiamo migliorare. Questo è importante perché è segno di grande intelligenza mettersi in discussione anche mettendo nero su bianco. È importante anche proprio per quelli che amano migliorarsi e crescere sempre di più. E noi, con l'aiuto del Signore, possiamo anche scrivere in rosso oppure sottolineare quegli aspetti della nostra vita che noi assolutamente vogliamo migliorare. Se qualcuno ha scritto, per esempio, che dell'anno precedente non gli è piaciuta una reazione che ha avuto, magari la puoi sottolineare e dire: Signore, io l'anno prossimo voglio vedere in quest'area un miglioramento. Ognuno di noi, se fa un'analisi di se stesso, può considerare quali sono i punti di forza e quali sono quelli deboli e lavorare sui punti deboli. È inutile lavorare sempre sui punti forti, già siamo forti, quindi dobbiamo lavorare sul debole e vogliamo essere riparatori di brecce anche nella nostra vita, perché tante volte parliamo di essere riparatori di brecce per quanto riguarda le relazioni degli altri, ma invece noi vogliamo guardare anche dentro di noi quali sono quelle brecce che devono essere riparate affinché il male non si infili e non abbia poi la meglio su di noi, su delle aree. Quindi è importante, chiedeteci il modulo così lo possiamo compilare. Ma è bello perché alcune hanno risposto. Dell'anno scorso, Marietta, per esempio, dice: quello che mi è piaciuto è la chiarezza. E possiamo dire che la chiarezza la fa sempre lo Spirito Santo attraverso i suoi servi, ma è bello quando noi siamo consapevoli di aver ricevuto ancora di più illuminazione. E questo sia il desiderio di ognuno di noi. Se lo scorso anno siamo stati illuminati, vogliamo chiedere ancora di più che il Signore ci riveli la sua parola e la sua volontà. E poi c'è qualcuno che dice: quello che mi è piaciuto di più è stato il mio battesimo. Qualcuno dice: la mia prova, probabilmente attraverso la prova è stata forgiata, è stata formata, è diventata una persona diversa. Ho compreso ancora più di stare in intimità con Gesù e sapere ascoltare la sua voce. Quindi, se l'anno scorso abbiamo ascoltato la voce di Dio, l'anno prossimo, quest'anno, dobbiamo ascoltarla ancora di più. E ce ne sono tanti che hanno risposto, quindi è bello vedere che chiedo a Dio di fortificarmi sempre di più con il suo amore e il suo amore sia in me. La cosa che ora odio è la mia ribellione alle prove della vita. Vedi, questo per esempio è un bel segno di una persona matura, perché i maturi sono quelli che riconoscono anche le proprie defaianze, le proprie debolezze. E noi vogliamo affrontare le nostre debolezze a testa alta, sapendo che il Signore opera nella nostra vita. Anche per vivere una vita dignitosa e una vita in obbedienza, dobbiamo chiedere a Dio di darci fede, perché la fede ci fa
avanzare. La fede è quella benzina nel motore che ti fa dire non ce la fai? Tu pensi che non ce la fai, ma se Dio è con te tu ce la puoi fare. La fede ti fa dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica anche se io non mi sento forte. La fede ti fa dire io vado ad esplorare quel paese che sarà mio anche se non ho le armi adatte. La fede ti fa dire io vado a combattere contro il mio gigante anche se lui è più alto di me. La fede ti fa dire io vado a conquistare i popoli, a consolare le nazioni anche se io so che non so parlare. La fede ti manda, la fede ti fa andare sapendo che dietro di te, davanti a te, c'è colui che è la tua, che va avanti a te, che sta dietro a te. Quindi noi per fede vogliamo dire, Signore, fa che veramente noi possiamo accettare la tua volontà, le tue indicazioni, senza esitare. Una fede genuina e sincera, come diceva prima Simona, che non ci fa calcolare. La fede vera è senza calcolo. Non calcola i pro e i contro, non sta lì a calcolare cosa possiamo perdere, cosa possiamo guadagnare. La fede in Dio è genuina, quindi noi accettiamo quello che Lui ci dice senza contestare, senza mormorare, sicuri e certi che colui che ci manda sarà con noi e compierà Lui stesso l'opera che ha iniziato dentro di noi, portandola a termine. Simona, il nostro tempo è quasi finito, però ti voglio lasciare uno spazio libero se vuoi dare una parola di incoraggiamento, qualsiasi cosa che il Signore ti mette nello Spirito Santo da condividere con chi ci segue. Prego. Sì, allora io ti invito davvero anche a riascoltare questa diretta quando riceverai, diciamo, questo questionario, così almeno che potrai proprio fermarti a riflettere. L'incoraggiamento è proprio questo, che c'è qualcosa di grande dentro di te. Il Signore dice proprio che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E io amo a volte dico questo, vorrei essere una farfallina, no, sulla tua spalla per poterti dire ogni giorno le cose belle che stanno succedendo nella tua vita, perché a volte proprio il nostro sguardo invece è sulle cose negative, il nostro sguardo è ci vogliamo punire, il nostro sguardo non abbiamo fatto abbastanza, quando invece davvero il Signore è accanto a noi e proprio Lui sempre vede il bene, il meglio di noi. E quindi voglio davvero incoraggiarti a entrare in questo anno proprio liberandoti proprio di zavorre, di cose proprio che ti stanno accusando, di cose che non ti stanno permettendo davvero di volare insieme con il Signore, cioè sei destinata a volare. E quindi io voglio davvero proprio pregare per te nel nome di Gesù che questo sia proprio un anno nuovo per te, che tante cose che hanno voluto fermarti nel sognare, nel desiderare, nel poterle raggiungere, finalmente quest'anno tu possa essere davvero libero nel nome di Gesù per poterle raggiungere. So che non è facile, è un tempo comunque difficile anche per noi credenti, ma Dio ha vinto, dice, è la fede che ha vinto il mondo, quindi è la tua fede, la tua fiducia nel Signore. E quindi ti benedico e grazie, per me è sempre un'opportunità, è meraviglioso il lavoro che state facendo lì, davvero benedico proprio questo canale, anche il lavoro instancabile di Cesare, di te Marianna, davvero grazie. E noi vi seguiamo sempre, anche vi seguono i nostri fratelli in carcere, siete super seguiti, quindi non mollate, continuate davvero che state facendo un lavoro meraviglioso. Grazie davvero, per me è un onore anche insomma avere la vostra amicizia e il vostro invito. Grazie, grazie Simona, sei sempre pronta ad incoraggiare. Dio ti benedica, anche noi benediciamo te, la tua vita, il tuo ministero, che il Signore si possa usare di te in un modo ancora più potente ed efficace. Sappiamo che quando il Signore sceglie un suo soldato, lo sceglie per un motivo e per delle qualità specifiche. Sono sicura che il Signore attraverso di te porterà ancora tante persone che sono prigioniere nel corpo, ma le saranno liberate nello spirito. Con l'opera che fai nei carceri, magari la prossima volta ne parleremo. Dio sta facendo qualcosa di straordinario. E anche per fede noi evangelizziamo e annunciamo la buona notizia, senza sapere dove andrà. Ecco, noi gettiamo il pane sulle acque quando facciamo queste trasmissioni e non sappiamo poi che cosa produrrà questo pane gettato sulle acque, ma per fede noi sappiamo che il Signore prepara sempre delle parole buone ed efficaci per tutti quelli che sono pronti lì ad aspettare. Quindi Dio ti benedica, ci vediamo a Dio piacendo alla prossima diretta, Simona. Benedizioni. Grazie, grazie, benedizioni, buona giornata. Bene.
Dica anche voi, e se anche tu senti nel tuo cuore che vuoi incominciare ad avere fiducia in questo grande Dio, inizia ora, inizia il prima possibile a fidarti di Dio. Forse sei uno di quelli che frequenta la comunità da tanti anni, la congregazione, la chiesa, come la vuoi chiamare, e ti stai chiedendo, tu mi stai invogliando ad avere fede, ma io frequento da 20 anni, da 30 anni. Noi possiamo frequentare anche 20 anni, 30 anni un luogo e non avere mai una stretta relazione che è basata sulla fiducia con Dio. Invece noi vogliamo dire, Signore, se dentro di me c'è poca fede, se io non vivo una vita esuberante perché ancora penso che io debba costruirmi la mia felicità e debba io provvedere a me stessa per il mio futuro, allora Signore, fa che veramente in me oggi questo seme della fede possa crescere sempre di più. Una fede sincera, che mi lascia veramente nello stato di riposo spirituale, perché quando una persona ha fede si sta riposando nel Signore, perché io credo che Lui provvederà per me. È proprio come quando un bambino sta a casa con i propri genitori e già sa che a un certo punto della giornata mangerà, poi dormirà. Lui ha fede che quelle cose accadono, perché è certezza che quelle cose avvengano, perché lui crede fermamente nell'amore che i suoi genitori hanno per lui. E quando noi conosciamo bene il Signore e conosciamo bene l'amore che lui ha per noi, ecco che la nostra fede diventa stabile e non ci farà barcollare, non ci farà tremare, non saremo sgomentati. Perché noi abbiamo fede che Dio sta provvedendo per noi e non ci dobbiamo chiedere chissà se mamma ha fatto la spesa, chissà se cucinerà, chissà se papà è andato al lavoro, chissà se poi le bollette si pagheranno. Queste domande non se le fanno i piccoli perché vivono nella più piena fiducia dei loro genitori, nella più serenità. Quindi noi vogliamo vivere nella serenità. La fede produce tranquillità e noi vogliamo fidarci completamente del Signore e per fidarci di Lui dobbiamo vivere alla Sua presenza, proprio come quando i nostri figli vivono con noi nelle nostre case e noi vogliamo abitare nel riposo del Signore. Se tu non l'hai sperimentato, oggi chiedi a Dio che faccia questo miracolo nella tua vita. Smettila di chiedere cose materiali, smettila di chiedere cose che non ti servono, ma chiedi proprio che Dio ti doni la fede, perché la fede la dona Dio. Quindi se tu chiedi a Dio di mettere fede nel tuo cuore, egli sicuramente risponderà alla tua preghiera. Tu gusterai la bellezza di vivere una vita esuberante nella tranquillità, nel riposo, sapendo che egli provvede per te. E allora anche tu potrai dire, il giusto, ovvero io che sono stata giustificata, posso vivere per fede perché so che papà si sta occupando della mia vita. Dio vi benedica, vi ricordo che i nostri appuntamenti sono sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14. Benedizioni.